Abbiamo detto che avremmo parlato di meteorologia oggi all'interno di Buongiorno Regione, non soltanto con il solito appuntamento, con i soliti appuntamenti dell'Osmerarpa, ma anche con i ragazzi del Liceo Scientifico Galilei che in questi giorni, stanno assistendo a delle lezioni, diciamo così, da parte di Sergio Nordio dell'Osmerarpa. Allora, Sergio, io ti lascio la parola per presentare un po' i ragazzi, ma soprattutto per presentare quello che state facendo in questi giorni al Galilei. Sì, questo gruppo di giovani qui è solo una piccola rappresentanza perché in realtà il gruppo è ben più nutrito. Sono degli studenti volontari che hanno seguito un corso di preparazione negli ultimi mesi su tematiche di meteorologia e fisica. Questo corso è servito per diciamo, prepararli meglio a queste giornate che stiamo in questi giorni portando avanti di divulgazione della meteorologia con dei laboratori aperti alle classi dei ragazzi più giovani, quindi sia del biennio dello stesso liceo, ma soprattutto delle scuole medie, scuole elementari, addirittura della scuola materna. Quindi è un progetto che va avanti già da parecchi anni, che vede coinvolti questi giovani, alcuni hanno già fatto l'esperienza l'anno scorso, nel mettersi in gioco, quindi provare a diventare insegnanti in alcune giornate. Meteorologia, ma anche fisica. Io direi di lasciare la parola per un attimo ai ragazzi. Inizio da te, tu sei? Nicola Reia. Allora, la cosa che ti ha incuriosito di più di questa esperienza? Beh, trattare principalmente di questo argomento della meteorologia che io non avevo mai sentito, cioè non mi era mai interessato inizialmente, sebbene poi sono riuscito a riscoprirla grazie anche all'intervento dei meteorologi. È stato Sergio, anche. come sono questi ragazzi in gamba a Sono molto prendere? bravi, sono molto bravi, hanno seguito il corso con attenzione e soprattutto si sono preparati molto bene. Quindi alla fine saranno in grado di far loro le previsioni per i prossimi giorni. Certamente, sì. Senti, qual è invece l'aspetto della meteorologia che non conoscevi? Per esempio, pressione atmosferica, tutte queste nozioni, eri già un po' a conoscenza oppure erano proprio del tutto delle novità per te? No, è stato anche qualcosa di nuovo per me. È stato molto interessante, soprattutto spiegare ai bambini, i quali hanno mostrato anche molto interesse e entusiasmo per questi argomenti. Tu sei? Senti, Sono Fiammetta Renni. ti metto subito in difficoltà, fammi un po' una previsione per i prossimi giorni, dimmi se continuerà il bel tempo oppure se il tempo cambierà. Allora, nella giornata di domani ci sarà un leggero miglioramento rispetto ad oggi e il tempo sarà abbastanza stabile. Però, insomma, non possiamo tanto sperarci che rimanga così, perché in realtà nel weekend si riscontrerà un peggioramento. Quindi, se qualcuno vuole fare una gita oggi, nel weekend, niente. Ecco, non è detto che tutto ciò sia vero, dopo lo scopriremo da Sergio Nordio. Sergio, è vero? Possiamo fidarci? Sì, possiamo fidarci. Senti, esperimenti di meteorologia, ma anche e soprattutto di fisica, perché è soprattutto forse per questo che siete andati a fare visita ai ragazzi nelle scuole. Cosa può insegnare per la vita pratica, appunto, la fisica? Ma diciamo che il metodo sperimentale, soprattutto anche fare l'esperienza, aiuta moltissimo a chiarire i concetti. Magari appunto qualcuno dei ragazzi che ha fatto anche delle dimostrazioni sui superconduttori può raccontarci qualcosa di come si può parlare di cose molto anche complesse in maniera più semplice. Ecco, allora a te la parola, tu sei? Matteo Paoletti. A questo punto ti tocca rispondere alla domanda del tuo insegnante. Beh, abbiamo illustrato un po' ai bambini come funzionano alcuni esperimenti, come ad esempio la bobina di Tesla, oppure appunto il motore Stirling, un motore appunto dell'Ottocento, che solamente ora iniziamo a riscoprire. Poi abbiamo visto anche dei brevetti di Tesla sulla trasmissione dell'elettricità via wireless. E abbiamo così appunto illustrato questi esperimenti ai più giovani che sono dimostrati molto interessati. Una domanda anche per te, tu sei? Marina Stefanovic. Senti, ma questa esperienza da insegnante, lasciando da parte per un attimo la meteorologia o la fisica, è stata un'esperienza che ti è piaciuta anche nel senso che magari un domani ti piacerebbe fare l'insegnante a scuola? Beh sì, perché no? Diciamo che inizialmente è stato un po' difficile anche l'impatto con i ragazzi, ma successivamente siamo riusciti anche a stabilire un buon rapporto. Benissimo, io ringrazio i ragazzi del Liceo Scientifico Galilei. Sergio, allora è il momento delle previsioni, abbiamo sentito un assaggio di quelle che saranno le previsioni, magari vediamo se per sapere anche quali sono le condizioni del tempo e magari le temperature di oggi e delle previsioni per domani. Sì, come hanno anticipato i ragazzi, molto bene, abbiamo un anticiclone ancora in questi giorni, anche se, come è successo stamattina, c'è un po' di umidità,
in quota che ci sta ancora disturbando, quindi ha portato nuvolosità stamattina, diciamo più copertura nuvolosa sulla zona orientale e anche qualche pioggia sparsa. In giornata ancora in montagna è possibile qualche rovescio, dovremo comunque avere un miglioramento su gran parte della regione, quindi un cielo sereno poco nuvoloso, farà ancora piuttosto caldo, soprattutto in pianura, massimo intorno ai 24-25 gradi. Per domani condizioni simili, un cielo poco nuvoloso, poi però avremo probabilmente un peggioramento tra venerdì e sabato perché torna ad arrivare aria un po' più fresca, quindi maggiore instabilità, possibili anche dei temporali, vedremo un po', seguiremo l'aggiornamento poi nei prossimi giorni. Il tuo augurio, il tuo auspicio è quello che alcuni di loro possano fare il meteorologo da grande? Decisamente sì, abbiamo bisogno di sostituzioni, abbiamo bisogno di credere nei giovani e soprattutto di dare fiducia a quanto stanno facendo. Benissimo, allora noi ringraziamo Sergio Nordio dell'Osmer ARPA, ritorniamo in redazione dove ci aspetta Eva Ciuc per gli aggiornamenti delle notizie di questa mattina. A te Eva.